Avete chiesto più volte, e ovviamente mi riferisco al Movimento 5 Stelle, a questa giunta di sciogliersi, quindi di ritornare ad elezioni. Quanto lei ha visto, ascoltato, sentito, e adesso c'è la lista dei nomi, può convincere per una ripartenza il Movimento 5 Stelle? Più volte lei ci ha detto: noi, se vediamo un lavoro fatto per bene, siamo disposti a collaborare. Collaborare inteso come si collabora, certo, e si lavora in tandem. Come opposizione responsabile, certo, come l'abbiamo sempre fatto con le tante proposte depositate fino ad oggi. Ma questo rimpasto ci sembra un disperato tentativo di conseguire una patente di legalità. Perché? Proprio che il PD, che ho sentito, è stato fortemente coinvolto in questa indagine con alcuni suoi esponenti, non a caso è stato anche commissariato, ma soprattutto in questo primo anno e mezzo non ha inciso proprio sui problemi dei romani che sentivo dir prima. Oltre che condividere le obiezioni che ho sentito sul neo assessore Pucci, devo anche dire che è stata scelta la danese per sostituire l'assessore Cutini, che qualche giorno fa se n'è andata sbattendo la porta dicendo che l'illegalità doveva uscire dalla porta, però se n'è andata lei sostanzialmente sbattendo da quella porta. Ed anche che un magistrato, questa giunta già lo aveva, una persona molto seria, magistrato di Corte dei Conti Daniela Morgante, assessore al bilancio e alla revisione della spesa, che non a caso molti sprechi del comune, ad esempio su Metro C con una denuncia molto forte, ma anche sui settori oggetto di questa indagine, quindi sui servizi sociali, sui 330 milioni che il Comune spende ed a volte spande, aveva fatto diverse proposte, ad esempio la centrale unica degli acquisti, proprio per evitare le sperequazioni che avvengono nella spesa su stessi servizi fra municipio e municipio, proprio su questi appalti oggetto dell'indagine, e non a caso era stata mandata via con la scusa che era troppo ragionieristica e poco politica, quindi chi cerca di fare un corretto utilizzo delle finanze pubbliche è ragionieristico ed evidentemente non politico, abbiamo anche visto come veniva definita dall'assessore Ozimo, cioè un po' scema, l'abbiamo letto, nelle intercettazioni telefoniche che sono state pubblicate. Quindi, ripeto, ci sembra un disperato tentativo di rifarsi una patente di legalità. Riguardo al nostro lavoro, noi abbiamo sempre fatto in questi mesi un lavoro propositivo. Non condividiamo lo schema che fa il sindaco Marino, il suo teorema per cui se si entra in giunta si è responsabili, se non si entra in giunta non lo si è. Si può anche essere un'opposizione responsabile. Nei cassetti della Capigruppo purtroppo sono chiuse molte nostre proposte di delibera che, nonostante siano scaduti i termini regolamentari, questa maggioranza continua a non calendarizzare. Ben pronti a lavorare su quei temi, ad esempio sulla revisione dei 600 milioni di sprechi su 4 miliardi e mezzo di bilancio che gravano sul Comune di Roma. Allora, prego. Al consigliere Di Vito, consigliere, sono Marco Conti del Messaggero. Quanto guadagna? Buonasera. Buonasera. Quanto guadagna lei e quanto guadagna un assessore a Roma? Guardi, io guadagno 1.600 euro netti circa al mese ed ho rinunciato a tutti i miei benefit, tra cui l'auto di servizio, lo ZTL, Quindi, lei ho anche ricevuto una multa qualche giorno fa e l'ho anche pagato. Non ce l'ho con lei, era soltanto per sapere, 1.600 euro un consigliere, quindi come lei, anche un netti, consigliere di SEL, sì. Un consigliere di 2.440 lordi, credo che un assessore guadagni più del doppio, ma non so dirle questa cosa con certezza, diciamo. Ecco, lei, credo più del doppio. Lei ritiene, siccome abbiamo visto, abbiamo visto in questa inchiesta, parlare di 500.000 euro, veramente, cioè di una, eventualmente di un malaffare, tutto da provare, per carità, veramente fatto di pochi spiccioli. Ritiene che ci sia un problema, cioè amministrare anche come fa lei Roma e prendere 1.600 euro, non c'è il rischio che effettivamente ci vuole un grande spirito di servizio, oppure che ci arrivi a impegnarsi soltanto chi ha voglia poi di fare altro, parlo di avventurieri, eccetera. Cioè, rispetto a quello che invece l'onorevole Smeriglio prendono, no? Perché c'è una sperequazione enorme tra un consigliere comunale che lavora, un assessore che anche se prendesse il doppio suo prenderebbe 3.200 euro, e un consigliere regionale e un parlamentare. Il problema sussiste nel senso che poi chi vuole fare politica seriamente rischia che abbandona, e chi invece vuole utilizzare altri stratagemmi
è garantito dal fatto che con quegli altri stratagemmi arrodonderà, come possiamo quindi dire. Quindi condivide che c'è, diciamo, un problema. Che il problema sul tema, esiste anche una legge, che è la legge Delrio, che prevedeva che i consiglieri comunali prendessero un'indennità fissa, invece si continua con questo sistema gettonificio, per cui bisogna fare commissioni su commissioni, che spesso hanno anche una valenza molto limitata. Noi su questo abbiamo fatto anche una proposta di delibera per arginare questo sistema delle commissioni gettonificio, per renderle un po' più serie, un tempo minimo di presenza per prendere il gettone, che non avvenissero in contemporanea, che ci fosse lo streaming affinché i cittadini vedessero quello che avviene in queste commissioni, ma continua da un anno e mezzo, tanto per dirgliene una, perché non siamo collaborativi, a stare nei cassetti della capigruppo. Io ogni capigruppo chiedo che sia calendarizzata, ma ciò non viene fatto. Però il tema che poneva il giornalista effettivamente sussiste, c'è una legge che lo contempla, legge che dal 2009 non ha trovato applicazione concreta. Dal mio punto di vista, Roma, guardi, il peggior PD d'Italia riparte dai fischi in periferia, questa è la stampa. Prego, chi è che parla? Quest'indagine purtroppo coinvolge tutti, tanto consiglieri della precedente consigliatura del centrodestra, attuali consiglieri del centrodestra, come lei ha citato, ma anche persone molto vicine al sindaco Marino, tra cui un assessore della precedente giunta. Non è un rimpasto la panacea dei mali dei romani, fino ad ora non sono stati fatti i provvedimenti necessari, quindi noi ribadiamo che a nostro avviso non sussistono le condizioni per andare avanti. Abbiamo fatto istanza di scioglimento al prefetto, secondariamente il sindaco Marino si dovrebbe dimettere, anche perché non c'è stata quella discontinuità, quel cambio di passo che aveva promesso in sede di campagna elettorale. Noi vediamo che gli sprechi del Comune di Roma, che hanno caratterizzato la politica romana, tanto del PDL, dell'allora sindaco Alemanno, tanto dell'attuale PD, restano sempre lì. Sono i 600 milioni di euro che la stessa giunta certifica, tra cui anche i soldi spesi per i campi rom. Ora, se volete, ne parleremo, perché per mantenere in maniera purtroppo parassitaria si spendono 25 milioni di euro all'anno. È una cosa che fa comodo a tutti, sia politicamente, perché la sinistra si finge per l'integrazione, la destra per la politica degli sgomberi, poi vediamo che ci guadagnano tutti, no? Che conviene a tutti, perché si spendono 25 milioni, cioè 3.000 euro a persona all'anno. Mi scusi, non la voglio interrompere su queste cifre invece, che sono importantissime, ma la vostra posizione non è neanche quella di aspettare che questa nuova squadra prenda purtroppo un coinvolgimento troppo importante in questa indagine, quindi a nostro avviso non sussistono le condizioni perché questa consigliatura possa proficuamente andare avanti, quindi bisogna tornare assolutamente al voto. Però voi una tentazione ce l'avete avuta all'inizio di questo, di questa inchiesta, eccetera. Marino fece un appello, mi sembra un po' una tentazione di... Marino fece un appello alle forze sane, eccetera, era rivolta anche a voi. Voi una tentazione ce l'avete un po' avuta all'inizio, poi mi sembra che sia stata frenata è bene chiarirla questa cosa. Noi, guardi, fin dall'inizio della consigliatura, perché poi si dice il Movimento 5 Stelle non collabora, il Movimento 5 Stelle non propone, è un lavoro che abbiamo sempre fatto. Ci stanno 70 nostre mozioni circa approvate e che la Giunta non esegue, quindi il lavoro propositivo noi lo facciamo sempre, siamo sempre pronti a farlo. Entrare in Giunta significherebbe però non avere la possibilità di disapprovare dei provvedimenti che la Giunta propone, e su molti di questi non siamo d'accordo. Le potrei citare anche la delibera passata in Consiglio Comunale ieri, che è stata passata come la delibera sullo stadio, dove invece lo stadio è soltanto il 14%. L'altro 86% è 1 milione di metri cubi, anche questo in spregio alle promesse della campagna elettorale, per cui si doveva fare una città a misura di bambino e si sta facendo una città a misura di pilastro. Guardi, la quindi città le ripeto, misura di le nostre... la voglio ancora vedere, Devito, mi credo. Esatto, le nostre proposte sono lì, su tutti i temi, partendo dalla revisione degli sprechi, su cui battiamo molto, perché su questo non c'è stata discontinuità. Su un bilancio di 4 miliardi e mezzo il Comune continua a sprecare 600 milioni, la stessa giunta di certifica, sono i soldi con cui potremmo risolvere veramente tutti i problemi dei romani, dalla mobilità al TPL decente, ad una scuola, alla contrattazione decentrata per i 24.000 dipendenti, ai concorsisti, 22 concorsi che questa giunta continua a non assumere. Ho bisogno, ovviamente... Finora un paese lo non ha funzionato, avrebbe dovuto portare più sviluppo, più occupazione, aumento della produzione, quindi... Però questo matrimonio, Devito, questo matrimonio Movimento 5 Stelle... Problema. Noi matrimoni siamo poco inclini, diciamo così. È così bello. Però
Politicamente non tanto, diciamo così, però riguardo a quello che ho sentito sull'euro, come si fa a dire che sia una catastrofe? Soprattutto i cittadini non sono mai stati interpellati sul punto, è stata una scelta calata dall'alto. Faremo che certamente fino ad oggi infatti, la Lega ci ha portato i risultati che questa moneta unica, per cui questa moneta unica era stata inserita. Non mi sembra che negli ultimi anni vi sia stato un aumento della produzione, dell'occupazione, del potere di acquisto dei salari. Ascoltiamoli magari i cittadini su questo. Noi abbiamo presentato un referendum, una legge di indizione di un referendum popolare. Sentiamo i cittadini cosa ne pensano. Si può fare assolutamente ai sensi dell'articolo 71. Volo perché torneremo ovviamente.